E la settimana prossima sarà con noi in studio un personaggio ricco di talento e di fascino, la signorina Muffy Singleton. E passiamo ora a un difensore dell'Evangelo e della morale, il reverendo Aaron Gilstrom, che è venuto a trovarci con del materiale audiovisivo. Oggi parleremo della pornografia nel rock. Sono d'accordo con lei, questa roba è davvero oscena. Quei rockettari hanno davvero uno strano senso dell'umorismo, non crede? Non credo neanche si tratti di senso dell'umorismo. Sono degli emarginati, dei poveri malati che cercano di appestare tutti quelli che li circondano. Provate ad ascoltare la loro musica, è infetta. Reverendo, mi consenta una domanda. Questo album, Fallo come i cani, dovrebbe parlare del comportamento animale, no? È realmente... Voglio farle un esempio. D'accordo. Una delle canzoni che ascolterete. Benissimo. Mi dica francamente cosa significa. La legga. Il mio missile d'acciaio spingerò nel tuo tunnel dell'amore. Se spingo, spingo sempre più, diavoli e angeli senti giù. Sentimi, sentimi. Allora, che cosa gliene sembra? Per me non si riferisce ad altro che ad un atto sessuale.